amici follower, benvenuti e ben ritrovati sul canale TTV Serie 80. Oggi andremo a sbustare delle bustine, sì, dove all'interno ci sono i personaggi di My Hero Academia. Quindi andiamo proprio a vedere cosa trovo, cosa ci sarà all'interno. Non so se sono da montare, non so niente. E queste bustine adesso vi faccio vedere subito. Ne ho acquistate ben tre bustine. Queste qua sono distribuite da Bandai America, guardate un po' qua, e si chiamano My Hero Academia Blind Posed Figure, ok? E sono provenienti dall'America. Ci sono ben 6 personaggi che fanno parte di questa collezione. C'è Ochako Uraraka, Izuku Midoriya, Tenya Iida, Shoto Todoroki, Katsuki Bakugo e All Might. Queste le chiamano bag, guardate un po' che figata che è. Guardate un po' queste bustine, non so se le conoscete. Guardate anche il logo Bandai. Quanto costano? Costano 10 euro praticamente. E si trovano su eBay. Io l'ho trovati in un negozio, appena li ho visti non ho fatto altro che prenderle. Ho detto ne prendo 3 per vedere un po' di che cosa tratta, come sono, se sono molto grandi, sono piccole. Sì, perché ogni personaggio ha una sua posa particolare. Ora, prima di andare a svelare e andare a vedere cosa ci sono dentro queste bustine, vi voglio invitare e mi raccomando di cliccare sul pulsante iscriviti e anche sulla campanellina, che è fondamentale, mi raccomando. Io lo dico sempre perché così sapete quando faccio i video, vi arriveranno tutte le notifiche e quindi sarete informati. Molto bene, ora andiamo a vedere di sbustare queste bag, che le chiamano bags della Fan Animation, esatto, e sono proprio curioso, di vedere. Ok, partiamo subito con questa bustina. Ora, io ho un paio di personaggi che ho una preferenza, che spero di trovare, che sono logicamente Izuku Midoriya e Ochako Uraraka. C'ho un po' di hype, quindi spero che uno di questi due riesco a trovarli. E la cosa negativa, speriamo di non trovare dei doppi. Ok, perché li sto sbustando proprio qua, direttamente, insieme a voi, Bene. Andiamo. Vai. Vamos. Ah, vi faccio rivedere la bustina anche dietro. Questi sono i personaggi, Guardate un po' qua. Mi ero scordato prima di farvi vedere anche il retro. Voilà. Retro e fronte. Ok. Vamos. Andiamo a tagliare. Andiamo a vedere. Ole. Ah no, scusate. C'è proprio la... C'è il punto dove andiamo a tagliare. Ale, e adesso follower, arriva il bello. Innanzitutto notiamo che c'è un cartoncino, così le persone che vanno a prendere le bustine, anche tastando, non riescono a riconoscere il personaggio che c'è all'interno. Ok, andiamo a vedere chi è, buttiamo un occhio. Oh, chi abbiamo trovato?
Chi c'è? Wow! Ma che bellini! Ma sono fortissimi i follower, guardate qua. C'è la sua bustina, guardate, c'è la bustina e c'è un piedistallo trasparente. Sono alti un 5 cm, quindi piccolini piccolini, Ma che bellini! Oh, andiamo a tagliare, andiamo a vedere. Vi dico che se trovo Ochako, Odeku, Izuku Midoriya, guarda, salto di gioia, vedrete, mi vedrete saltare dalla sedia, Solaipa le stelle, non vi dico follower. Ok, andiamo a vedere. Oh, poi vedrete poi nei dettagli alla fine, tutte queste figure. Olè, guardate qua. Belline, molto belline, carine. Queste blind posed figure, sì, dall'America, Attenzione, americane queste figure sono, Non sono giapponesi. E poi abbiamo anche questa sorta di piedistallo dove noi poi andiamo a incastrare il piede. Ecco qua, piccolissimo, trasparente. Guardate un po'. Ok, prima fatta. Bakugo. Primo Bakugo. Andiamo a vedere il secondo, Speriamo di trovare di non trovare dei doppioni, Attenzione. Tagliamo. Olè. Vai follower, vai, c'è uno dei due che avevo intenzione di trovare, guardate un po' chi c'è, Ochako Uraraka, guardate, ma che bellina, io sono poi è uno dei personaggi che mi piace tantissimo dell'anime, Ochako Uraraka, sacchettino solito, bene, andiamo a tagliare, o se trovo Deku dopo, Izuku Midoriya, cioè è proprio una fortuna. Bene follower, andiamo a tirar fuori lei, questa è ancora più piccolina, è ancora più piccolina, guardate un po' in questa posa. Vi ricordo che al termine del video ci sarà una panoramica con tutti e tre i personaggi. Bene, tiriamo fuori anche il suo piedistallo, che ogni personaggio ha il suo, non è che possiamo mettere questo in un altro. Eccolo qua, questo è più grande, vedete, diverso, guardate un po' qua. Ok, bene. Andiamo col terzo e ultimo, Speriamo che ci sia Izuku Midoriya. Andiamo a vedere. Speriamo di non trovare un doppione. Oh, no. Non c'è Izuku Midoriya. Cosa c'è? Chi c'è? Che personaggio c'è? Guardiamo un po'. È lui! Proprio lui! Shoto Todoroki! Eccolo qui! Voilà! Bustina tattica! Bene! Così non riuscite a vedere poco e niente, quindi andiamo a tagliare la bustina di plastica. Ok, vediamo, guardate un po', spero che riusciate a vedere bene. Vi ricordo che queste mini figure, perché sono proprio mini, sono statiche, non è che si muovono, non si muove niente, e sono piccoline. Ok, anche qua abbiamo il suo stand apposito. Ok,
molto bene, che ve lo faccio anche vedere. Ecco qui, voilà. Per questo è tutto, follower. Direi che queste tre bustine c'è stato e ho trovato uno dei miei personaggi preferiti, eh. Meno male, sono contento, dai. Grosso modo sono contento. Allora, vi ripeto, si chiamano My Hero Academia Blind Posed Figure dall'America, sono bustine provenienti dall'America, targate Bandai USA, quindi non si trovano qua, non si trovano in Giappone, sono cose che escono solamente là. Costano sui 10 euro e niente, per questo è tutto, mi raccomando, spolliciate, commentate e come dico io, plus ultra, apra la prossima, follower!